giornata a tutti da Radio Gamma 5. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì alle ore 15, oggi abbiamo iniziato qualche secondo prima, trasmette parla nella trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Radio Gamma 5 in via Belzoni 9. E ricordo il numero di telefono a Cadoneghe, e il numero di telefono è 049 700 700 per intervenire. Ricordate che blocchiamo le telefonate nella prima mezz'ora in modo di poter esporre i concetti nostri fondamentali, per cui prego i radioascoltatori di non telefonare, perché le telefonate non saranno alzate per mezz'ora almeno, non risponderemo per telefono. Intanto una piccola premessa per quanto è successo prima, quanto è successo a Franco e per le questioni che si stanno verificando alcuni speaker. Gli speaker sono sempre e comunque delle persone disponibili, sono persone che danno se stesse e che hanno la passione di fare ciò che fanno. Nessuno li paga, nessuno, e loro non ci guadagnano nel fare ciò che fanno. Per cui, anche se non si è d'accordo, ricordatevi che gli speaker sono se stessi. E un popolo che non ha le persone che non sono in grado di essere se stessi è un popolo morto, finito. Quelle persone che vanno in giro a fare pseudo dossier, perché non è neanche un dossier vero e proprio, quella è una porcheria, un modo per dire stupidaggini, devono solo vergognarsi, non una, ma mille volte. Quando si chiede a una persona tollerante in sé, ad essere tollerante significa che non si vuole la tolleranza, significa che si vuole sottomissione, significa che si vuole che quella persona aderisca a una struttura di pensiero e a un modo di pensare. Questo è vergognoso. Noi come apprendisti stregoni conosciamo benissimo queste persone. Non erano quelli che facevano i processi dell'Inquisizione, erano quei miserabili che accendevano i fuochi per bruciare vive le persone che cercavano libertà. Di questi sciacalli la storia dell'umanità è sempre stata piena. Anche se oggi viviamo in un periodo in cui anche coloro che davano il gas nelle camere a gas naziste pretendono rispetto, gli assassini pretendono rispetto, i truffatori pretendono rispetto. Addirittura tutte le regole sociali sembra che vengano addirittura capovolte. Il diritto di espressione, il diritto di essere se stessi viene menomato in continuazione, perché chi offende la Costituzione, chi offende i diritti civili, chi offende il diritto delle persone di esprimere se stessi deve sottomettersi agli assassini. È come quando a noi ci dicono: voi non dovete chiamare Dio il macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma siamo pazzi! Questo ammazza e io non devo dargli dell'assassino. Devo permettere a te di mettere in ginocchio i bambini. Ma dove diavolo viviamo? Esiste una cosa che si chiama Costituzione. Il dettame morale non è dato dall'autorità, ma l'autorità è sottomessa al dettame costituzionale. Siamo in una repubblica costituzionale, e nella repubblica costituzionale l'autorità non detta il modo di pensare, il modo di essere o il modo comportamentale delle persone. L'autorità è sottomessa alla Costituzione, è sottomessa alle regole. Pertanto io capisco che esistono dei movimenti di destabilizzazione del dettame costituzionale, e capisco benissimo che chiedere, pretendere che questa radio diventi tollerante significa pretendere la distruzione della radio. Conosco benissimo l'uso di questi sofismi, ma dico che chi esprime questi sofismi è una persona vergognosa, è uno che deve vergognarsi non una, ma mille volte. E continuo a ripetere che gli speaker che lasciano spazio a queste persone di parlare male o di criticare o di attaccare moralmente o eticamente altri speaker è un comportamento riprovevole, anche se a volte non è colpa dello speaker. Lo speaker cerca di assecondare chi telefona, cerca di ascoltarlo e magari si lascia prendere in trappole, perché chi telefona non è del tutto stupido, è delinquente, non stupido a volte. Ricordiamoci, le due cose sono molto separate. Partecipare a un progetto di distruzione del divenire umano non significa essere stupidi, significa ben altre cose.
E a volte lo speaker si lascia prendere in queste cose, però è una cosa da puntualizzare. Uno speaker, secondo noi, non deve mai far parlare dei radioascoltatori di altri speaker nella sua trasmissione, se non per lodarli. Poi se qualcuno nella trasmissione loda il speaker in un'altra trasmissione, per carità, tutto è possibile, ma mai per denigrare, anche perché lo speaker non è pagato ed è sempre se stesso. Ricordo che non prendo telefonate per la prima mezz'ora e 40 minuti, per cui chi telefona troverà sempre occupato o la linea libera, ma nessuno risponde. Per cui, per favore, non telefonate per la prima mezz'ora. Dopo dare via alle telefonate. Fatta questa premessa, che mi sembra che fosse obbligatoria e doverosa nei confronti della radio, andiamo avanti con la trasmissione. Nella trasmissione di oggi parleremo sia di un nuovo elemento che mettiamo nel crogiolo, sia di alcune figure della Devotio che da alcune trasmissioni stiamo sviluppando. Nel crogiolo dello stregone oggi metteremo un nuovo elemento. Nella trasmissione precedente abbiamo messo la meditazione e la contemplazione. Vorrei ricordare come si può imparare la meditazione in vari modi, anche seguendo pratiche yoga e similari. Vorrei ricordare come ogni elemento del crogiolo tende ad appropriarsi dell'individuo che mescola il suo crogiolo. Ogni elemento è un potere in sé e deve essere dominato mescolandolo col bastone dello stregone. L'elemento che mettiamo ora è ascoltare le correnti vegetative. Questa pratica appartiene soltanto alla stregoneria moderna. Il termine correnti vegetative è stato coniato da Reich, che le ha individuate come fattori di rigenerazione dell'individuo. Cosa sono le correnti vegetative? Normalmente non ci si fa caso, ma quando si è molto stanchi e ci si siede per riposare, si possono notare dei formicoli lungo il corpo. Ricordo sempre a chi sta tentando di telefonare che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora e i primi 40 minuti. È una regola di questa trasmissione. Normalmente di queste correnti non ci si fa caso, ma quando si è molto stanchi e ci si siede per riposare, si possono notare dei formicoli lungo il corpo. Quelle sono delle correnti vegetative. Se sdraiandoci si punta l'attenzione dentro il nostro corpo, in tutte le sue parti, oppure una un po' alla volta, questo formicolio viene guidato e alimentato, viene rinvigorito. Quando si crea il blocco del dialogo interno, ci si fa compenetrare dal circostante, le correnti vegetative prendono forza e vigore. Non servono più solo per rilassarsi quando si è stanchi, ma si svegliano per raccogliere e compattare il corpo luminoso. Questo è un processo che va avanti 15-20 anni, però è un processo che si forma in modo molto determinato. Il corpo luminoso si compatta dentro l'essere umano attraverso le correnti vegetative. L'essere umano alimenta le correnti vegetative attraverso l'uso della volontà e le determinazioni, attraverso la manipolazione della sua attenzione, attraverso le relazioni col circostante, alimentando libertà nella libertà. Le correnti vegetative sono strumenti del divenire umano. Le correnti vegetative non sono sconosciute nelle pratiche induiste. Il loro sviluppo è conosciuto come, e si tratta di una corrente in particolare, come il risveglio della Kundalini, una forza che sale dall'osso sacro svegliando i vari chakra disposti lungo il corpo, che secondo i praticanti sono centri di compressione e di utilizzo di tale energia nella pratica quotidiana. Ogni elemento che noi abbiamo messo nel crogiolo è un potere che tenta l'appropriazione dell'intero individuo. Soltanto mescolando il crogiolo con tutti gli elementi che vi abbiamo introdotto si può costruire l'equilibrio del divenire. Poggiare l'attenzione sulle correnti vegetative significa alimentare la forza interna con la quale costruire l'individuo, relazionandolo col circostante. Usare la propria attenzione, portandola dentro di noi, sulle nostre vibrazioni interne, usare la volontà e la determinazione con la quale compattare noi stessi. La Kundalini può svegliarsi, ma non è detto che quello sia il solo modo con cui l'energia interna si compatta. Si possono aprire i singoli chakra senza per questo seguire un ordine prestabilito. L'ordine prestabilito è un ordine culturale, non fisiologico. Possiamo aprire i vari chakra senza seguire un ordine preciso, ma è necessario ricordare che l'apertura dei chakra è l'effetto del corpo luminoso sulla ragione.
Se questo non viene controllato dall'individuo, il suo lato fisico si appropria di questo, usandolo per fini relativi alla vita quotidiana, finendo per esaurirlo. Cosa significa in pratica tutto questo? Se io riesco ad aprire un chakra della volontà, cioè riesco ad agire con la mia energia vitale nella vita di tutti i giorni, usando la volontà diretta attraverso l'energia, finisco per distruggere quel chakra. Quel chakra che si apre, l'energia vitale che esce, serve per rafforzare il corpo luminoso, non per essere usata al posto delle mani, al posto dei piedi, al posto degli occhi o delle orecchie. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate. Aprire un chakra significa esporsi. Aprire un chakra significa essere preda del circostante. Per aprire un chakra è necessario saper usare la propria volontà per cercare un equilibrio simbiotico col circostante. Aprire un chakra significa bloccare il proprio sviluppo se non si è riusciti a inchiodare il proprio intento sul tempo mentre ci viene incontro. Pertanto, concentrare l'attenzione sulle correnti vegetative è un atto col quale si rivendica il diritto allo sviluppo del proprio potere di essere nei confronti del circostante. Nel nostro crogiolo abbiamo inserito tanti elementi che ormai possiamo dirci padroni del nostro intento e delle nostre determinazioni. Ormai nel nostro crogiolo dobbiamo infilare ancora due elementi affinché raggiunga il primo grado di completezza. Nel crogiolo inseriamo ancora il sognare e il chiamare le cose col loro vero nome, e questo sarà oggetto delle prossime trasmissioni. Con le correnti vegetative e con questi due elementi noi chiudiamo il crogiolo. Per cui se qualcuno dopo ha seguito l'intero sviluppo del nostro crogiolo può seguire le varie pratiche nella misura in cui intende seguire questa via. Se qualcuno ha perso degli elementi del crogiolo, vedremo di stamparglieli, perché tutte le tracce delle trasmissioni sono sia stampate che registrate. Bene, continuiamo con la Devotio di cui stiamo parlando. Il sentiero d'oro. Vorrei riprendere il discorso sul perché sto spiegando la Devotio. La Devotio rappresenta per un pagano la determinazione con la quale affronta la propria vita e le determinazioni con cui affronta il circostante. Attraverso l'invocazione della Devotio, il pagano non solo compatta se stesso, non solo determina la direzione del suo sviluppo, ma impone al circostante di camminare al suo fianco per sorreggere il proprio intento. Per questo motivo ogni essere umano può elaborare una propria Devotio, ma quella che noi stiamo spiegando è la Devotio base, la Devotio di partenza. Riprendiamo la premessa del sentiero d'oro affinché non ci siano fraintendimenti. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Ricordo che nell'ultima trasmissione radiofonica c'è stato un cambio della Devotio. L'essere umano riconosce divini formatisi prima della sua esistenza. A questi divini chiedi di diventare parte. A questi divini chiede che camminino insieme a lui. Egli diventa parte di quei divini. Con quei divini cammina verso l'eternità dei mutamenti. Pertanto, le immagini che spiegherò oggi sono: fatto conduce l'essere, e l'essere è alla presenza di Fauno. L'essere impone la sua volontà a Fauno. Fauno insegna all'essere come tutti gli esseri animali della natura abbiano lo stesso fine e lo stesso divenire. Fato conduce l'essere, e l'essere è alla presenza di Vacuna. L'essere impone la sua volontà a Vacuna.
Vacuno insegna l'essere che tutti gli esseri sono ugualmente importanti, nella misura in cui sviluppino il proprio divenire per diventare eterni. Fato conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Vejove. L'essere impone la sua volontà a Vejove. Vejove insegna all'essere che l'oggettività in cui vive è in continuo mutamento ed egli non può contare su un solo istante di staticità. Fato conduce l'essere e l'essere è la presenza di Vesta. L'essere impone la sua volontà a Vesta. Vesta insegna come la costruzione nasce dal fuoco e come l'essere deve curare il fuoco che arde dentro di sé per costruire l'essere luminoso. Bene, anche se è un po' antipatico la numerazione, antipatica la numerazione, questi sono i quadri 41, 42, 43 e 44. Il quadro 41, scusate, il quadro 41, imporre la propria presenza a Fauno significa svegliare il potere dell'istinto degli esseri animali che è in noi e che il processo di asservimento ha tentato di distruggere, cercando di convincere la nostra ragione che è una cosa rozza e riprovevole. Imporre la propria presenza a Fauno per un pagano politeista significa rivendicare il proprio ruolo all'interno degli esseri animali della natura, significa rivendicare il proprio divenuto come esseri animali e sviluppare il proprio divenire in armonia con gli esseri animali del circostante, diventandone parte e facendone proprie le tensioni che li attraversano. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Fauno? Per alimentare il nostro essere animali, attraverso il quale la nostra specie ha fondato il nostro divenire per milioni di anni, il nostro essere animali che ci impedisce di divenire addomesticati, pronti per la sottomissione o il macello dove il buon pastore vorrebbe condurci. Quadro 42. Imporre la propria presenza a Vacuna significa pretendere che Vacuna, con quanti esseri si relazionano con essa, ci consideri uguali. Uguali ad ogni altro essere, in quanto anche noi stiamo marciando per fondare il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. Così facendo, aiutiamo ogni altro essere nel circostante a fondare il proprio cammino nell'eternità. Noi non siamo più bestiame da sottomettere, abbiamo rivendicato il nostro diritto a sviluppare il nostro potere di essere, esercitiamo la nostra volontà e le nostre determinazioni, agiamo in funzione del nostro intento. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vacuna? Affinché il circostante ci consideri uguali a se stesso, nel momento in cui rivendichiamo il nostro potere di essere. Questo alimenta Vacuna, mentre Vacuna alimenta questo intento. Quadro 43. Imporre la nostra presenza a Vejove ci consente di imporre al nostro essere la stessa dinamica di mutamenti praticata dal circostante. Significa cogliere e trasformarsi precedendo i mutamenti che nel sistema sociale in cui viviamo si manifestano. Significa ricordarci che il mutamento e il divenire è la direzione per la quale esercitiamo la nostra volontà e le nostre determinazioni. Imporre la nostra presenza a Vejove significa costringerci a non subire la staticità di chi ci vorrebbe in ginocchio. Farsi Vejove significa cogliere l'eternità dei mutamenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vejove? Per alimentare la tensione che ci permette di crescere e di mutare, ricordando che l'oggettività muta e cresce continuamente. Questa tensione alimenta Vejove, che nutre ogni essere che si appresta a modificarsi per costruire nuovi adattamenti. Quadro 44. Si impone la propria presenza a Vesta quando, affrontando l'esistenza, si comprende come la costruzione, ogni costruzione, nasce dal fuoco. Curare il fuoco significa onorare Vesta, significa onorare la tensione che animò i primi esseri nel brodo primordiale e dette loro la forza per proiettare se stessi nelle trasformazioni. Vesta alimenta ogni comprensione capace di alimentare il divenire. Alimentare il divenire significa alimentare il fuoco. Il fuoco nel focolare domestico o il fuoco dentro l'essere umano. Vesta alimenta il fuoco, ogni fuoco. Dal fuoco che costruisce viene alimentata, da ogni fuoco costruttore, anche quello dentro l'essere umano. Curare il fuoco che arde dentro l'essere umano
significa curare il divenire dell'essere luminoso. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vesta? Per alimentare il fuoco della vita, per trarre nutrimento dal fuoco della vita. Bene, questi sono i quadri e questo è l'elemento che abbiamo messo nel crogiolo oggi. Io ho finito la prima parte dell'esposizione, ho un po' di altre cosette ancora da dire, in effetti, non è che abbia finito. Quello che voglio ricordare è questo, abbiamo altre due trasmissioni in cui parliamo di un altro elemento del crogiolo. Dopodiché, insieme alle solite immagini della Duozio, che continueremo la Duozio fino alla fine, cercherò di fare la trasmissione prendendo un evento fondamentale nei secoli fra l'800 e il 1789, cioè praticamente un episodio fondamentale per ogni secolo, e in ogni trasmissione tratteremo uno di questi episodi fondamentali, questo alla fine degli elementi del crogiolo. Credo che il primo elemento che va fra l'800 e il 900 sarà la restaurazione della Chiesa, cioè la Chiesa Cattolica che diventa padrona delle azioni umane. Ricordo ancora che non rispondo alle telefonate, abbiamo ancora un po' di pazienza che devo finire. Ho due cose importantissime oggi da finire di definire. Non rispondo ancora alle telefonate, chi sta telefonando per piacere abbi pazienza. Due cose importanti sono queste. Nei ritagli di giornale che io faccio normalmente ne ho due in particolare. Uno è quel tavolo dal Vanti all'Altare, un articolo sulla Repubblica dove Ingrao in chiesa legge il Vangelo. Che cosa fa Ingrao? Ingrao va in una chiesa cattolica e insieme al cardinale legge un brano del Vangelo esaltando quel brano del Vangelo. Ora, quel brano del Vangelo che Ingrao esalta altro non è che il discorso della montagna di Matteo. Purtroppo Ingrao è un po' vecchio e forse il cervello gli è andato leggermente in pappa, ma quel brano del discorso della montagna di Matteo dice più o meno questo, dice precisamente questo: beati i poveri in spirito, beati quelli che piangono, beati i miti, beati quelli che hanno sete e fame di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati i pacificatori, beati i perseguitati, beati voi quando vi perseguiteranno. Questo è il discorso della montagna in Matteo. Bene, Ingrao purtroppo gli è andato in pappa il cervello, se mai l'ha mai avuto sano, e sì, perché in effetti c'è stato un tempo in cui io avevo molto rispetto per Ingrao. E leggendo il discorso della montagna nel suo specchio, nel suo specchiato, viene fuori questo: beati i poveri di spirito, maledetti i ricchi di spirito, cioè maledetti quelli che hanno molto spirito, molta ricerca, molta iniziativa. Beati quelli che piangono, maledetti quelli che ridono. Beati i miti, maledetti gli insofferenti. Beati quelli affamati di giustizia, maledetti chi conquista la giustizia. Beati i misericordiosi, maledetti coloro che affrontano i problemi affliggenti per risolverli. Beati i puri di cuore, maledetti i sospettosi, altrimenti lo faccio fregarvi. Beati i pacificatori, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni. Beati i perseguitati, maledetti i persecutori, però questo bisognerebbe andare a chiederglielo a Matteo. Il che viene fuori esattamente il contrario, cioè se noi dovessimo parlare, fare lo stesso discorso sugli stessi elementi, avremmo detto questo: beati coloro che danno l'assalto al cielo della conoscenza, del sapere e della consapevolezza. Beati coloro che estendendo le ali della percezione non vengono afflitti da bisogni in grado di ingabbiare i propri sentimenti in tristezza e dolore. Beati i guerrieri delle contraddizioni, coloro che non nascondono la testa sotto la sabbia ma affrontano l'esistente con le proprie forze. Beati coloro che fanno del raggiungimento della giustizia come elemento oggettivo del proprio esistere, motivo della propria esistenza. Beati coloro che si impegnano a rimuovere i problemi di ostacolo a tutti gli esseri nel corso della propria esistenza, sia per essi, sia per i propri simili e per l'ambiente circostante. Beati sospettosi, coloro che vogliono verificare le affermazioni, l'intollerante nei confronti di chi non chiama le cose col loro nome. Beati coloro che affrontano le contraddizioni dell'esistenza, disposti a qualsiasi scelta pur di estendere la propria capacità di percezione
nel rapporto fra l'individuo e il mondo circostante. Beati coloro che, attaccando, sotto qualsiasi forma, il potere costituito che provocò la loro ira, costruendo le contraddizioni di vita inaccettabili, vengono da questi perseguitati. Bene, noi lo avremmo detto in questi termini, ma noi non vogliamo mettere in ginocchio gli esseri umani. Noi vogliamo costruire la libertà. Non vogliamo costruire un gregge in cui ingabbiare il divenire degli esseri umani. Noi vogliamo che ogni essere umano esprima se stesso. Per questo Ayn Rand o gli è andato in pappa il cervello o in fondo è sempre stato così. E pertanto noi dissentiamo su questa bellezza del discorso della montagna e guardiamo con disprezzo chi dà a questo discorso della montagna un minimo di dignità umana. In realtà a Matteo interessa moltissimo mettere in ginocchio gli esseri umani. Ricordiamo che il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni sono i più difficili da analizzare, perché mentre il Vangelo di Marco e quello di Luca sono dei Vangeli di propaganda, cioè sono Vangeli diretti verso l'esterno, per cui vivono le contraddizioni di Vangeli usati per l'esterno, il Vangelo di Matteo è un Vangelo interno a una piccola setta che tenta di sopravvivere all'interno di Gerusalemme, per cui sono le regole che si fanno fra di loro. Allora, chiaramente, essendo in minoranza, tentando di sopravvivere, chiaramente esistono quelle regole minime che a qualsiasi setta, tipo appoggiarsi l'un l'altro, aiutarsi per sopravvivere, proprio come setta appartata dal tessuto sociale. E il Vangelo di Giovanni, la difficoltà invece grossa della sua analisi, è che è un Vangelo di guerra. Cioè Giovanni, quando scrive il Vangelo, le sette sono fortissime, stanno diventando molto forti in molte città e hanno bisogno di uno strumento militare per distruggere chi ha altre fedi, altri credi. Per cui quel Vangelo è un Vangelo micidiale, è un Vangelo orribile quello di Giovanni da questo punto di vista. E proprio continuando il Vangelo di Matteo, per riuscire a capire l'infamia, la bassezza, l'immoralità di questo personaggio, io cito una lettera che è apparsa sul Gazzettino. Io prendo l'edizione di Mestre del Gazzettino, l'edizione di Venezia, no? Ed è una lettera che è a firma di Giovanni Luigi Giudici, fondatore della casa Ebenezer per i malati di AIDS Mestre. Ve la riassumo brevemente, non credo comunque di travisarne il pensiero, anche perché non è il suo pensiero che mi interessa più di tanto. In pratica questo personaggio è arrabbiatissimo per il fatto che ci sono 2.100 dunque, vediamo un attimo, ci sono 2.000 miliardi, nel 2000 sono stati erogati 3.500 miliardi per la città di Roma e 2.000 miliardi per le altre mete italiane per il giubileo, cioè per esaltare la Chiesa, gli sfarzi e la gerarchia religiosa, mentre sono stati istanziati soltanto 2.100 miliardi per i malati di AIDS, di cui sono già arrivati solo 400 miliardi. Per cui lui dice che è un'infamia il fatto che la gerarchia religiosa abbia tanti soldi, mentre per i malati di AIDS non arriva niente. E dice che questo, secondo lui, il suo modo di vedere, è in contrasto col Vangelo. Ed è in contrasto col Vangelo, lui cita una frase di Matteo. Allora, e la cita testualmente in questi termini. Il linguaggio dei cristiani deve essere profetico, duro, anche scioccante, dice lui, no? Se non vogliamo che Gesù Cristo sia venuto in vano fra noi 2000 anni or sono, e non certo per essere celebrato, ma per identificarsi con chi ha fame e sete, senza casa, senza vestiti, ammalato, in carcere. Praticamente questo è un brano di Matteo e lui dice capitolo 25. Bene, allora, siccome le cose vanno lette e interpretate, noi ci prendiamo la nostra Bibbia CEI, che abbiamo sempre sotto mano, e andiamo al capitolo 25 di Matteo, andiamo a leggersi il passo che il nostro amico qui ha citato. Cosa dice il passo che l'amico nostro ha citato? Dice, ve lo leggo un po' più vasto per farvi comprendere un attimino. Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra: venite benedetti al Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dalla creazione del mondo, poiché ebbi fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ero nudo e mi vestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi.
Allora i giusti gli risposero: Signore, quando mai ti vedemmo affamato, eccetera? Quando ti vedemmo così? E il re rispose loro: In verità vi dico, ogni volta che avete fatto questo a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Allora, siccome le cose vanno interpretate in modo corretto, qui c'è un miei fratelli, cioè quando avete fatto qualcosa a gente mia, al mio bestiame, alle persone in ginocchio a me, non a un povero qualunque, non a un altro povero, non a un altro malato, non a un altro carcerato, ma uno dei miei che è stato carcerato, uno dei miei che è stato messo in ginocchio. Ora, che questa sia l'interpretazione corretta, quella che do io, lo abbiamo innanzitutto a testimonianza del passo della cena di Betania, sempre in Matteo, perché il Vangelo va letto ognuno per conto suo. Infatti, alla cena di Betania, venuto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: praticamente arriva la donna che gli butta il profumo sulla testa di Gesù. Perché tanto spreco? Il profumo poteva vendersi molto caro e dare il prezzo ai poveri. Ma Gesù, accortosene, disse loro: Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Me invece non sempre mi avrete. Cioè, i poveri, robaccia che voi avete con voi, ma così potete fargli del bene ogni volta che ne avete voglia, dice un'altra parte. Pertanto, il centro non è il povero in sé, non è il carcerato in sé, non è il bisognoso in sé, ma è il povero, il carcerato in funzione del potere ecclesiastico, in funzione della Chiesa. Se non vi basta questa interpretazione, ve ne do un'altra, sempre da Matteo. E nelle istruzioni agli apostoli dice Gesù: Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. E chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Dunque, il centro del discorso non è, scusate, il povero, non è il bisognoso, non è l'afflitto, non è l'ammalato, non è chi arranca sulla strada del futuro, ma è lui. Lui cosa significa? Che è Gesù, che è Dio e che è la Chiesa, la struttura come identificazione di Dio. I poveri sono uno strumento della Chiesa, sono uno strumento di azione sociale della Chiesa, è uno strumento con cui la Chiesa impone se stessa al tessuto sociale. Per cui più ci sono poveri, più ci sono bisognosi, più c'è gente in miseria, più c'è gente dolorosa e più la Chiesa fonderà il suo potere. Questa è l'interpretazione esatta. Esatta del Matteo, le altre è solo propaganda sporca e bieca. Ricordate sempre che non prendo le telefonate finché non ho finito. Allora, per andare avanti, vorrei ancora ricordare un paio di cosette. Io vado a fare le vacanze, le ferie sull'altipiano di Asiago. Passerò 3 settimane sulle montagne. Farò 3 settimane di meditazione. Se qualcuno frequenta l'altopiano di Asiago e ha piacere di scambiare 4 chiacchiere e andare a bersi una birra assieme, non fa altro che telefonarmi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, abito in via delle Vignole 4 a Marghera e ci sono sull'elenco telefonico. Se qualcuno vuole contattare l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per avere bollettini, per avere materiali che vengono inviati sempre gratuitamente. Se poi qualcuno gli scivola dentro i francobolli ci fa sempre molto piacere. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Bene, detto questo, io intanto mi scuso con i radioascoltatori che non li ho preso sulle telefonate. Da questo momento sono disponibile. Scusate, ma ho fatto un piccolo disastro, niente di particolare. Sono disponibile a prendere le telefonate e a discutere con chiunque, naturalmente in argomento.
I problemi della radio sono i problemi della radio e non voglio parlare di altre trasmissioni, come del resto non abbiamo mai fatto. Pronto? Sì? Senta, io volevo solo chiedere una cosa, no? Riferendomi, un attimo solo. Sì, pronto? Sì? Allora, no? Io adesso, cioè quello, io sono cristiana, voi siete, non mi ricordo più, Tajani. pagani, quindi io rispetto le vostre idee e voi rispettate le mie, quindi non succede niente, cioè non succede niente, però io dico una cosa, no? Io voglio una risposta ben precisa però da voi, no? Ma Certamente. precisa e precisa. Allora, un certo scrittore francese, no? Sì? Ha definito, no, l'uomo l'animale per eccellenza, no? Scelte L'animale per sue, sì? eccellenza. E questo è stato male accolto dagli uomini, cioè leggendo il suo libro, no? Ma io adesso, riferendomi anche alla trasmissione precedente, ha ragione. Ha ragione perché l'uomo, infatti, è l'unico animale che faccia soffrire gli altri allo scopo di far soffrire, a differenza degli altri animali che lo fanno unicamente Per soddisfare un bisogno, certo. bravo, ecco, cioè, quindi non mi veniva la frase, no? Allora, io voglio da voi una risposta ben precisa, perché io sono cristiana, cioè, io non riesco, come posso dire, a nascondermi dietro una carta, dietro un telefono, dietro così. Però dico, ma è possibile che un essere umano che viviamo assieme possa fare delle cose così, come posso dire, non vergognose, anche, cioè persone che non hanno il Scusa, minimo di. dovresti spiegarmi esattamente cosa intendi tu per cose vergognose? Ma non lo so, non Tipo? affrontare la realtà. Se ha qualcosa da dire con una certa persona, di affrontarla, invece di essere così, non lo so, guardi, io non so definire, non uso parole, come posso dire, aggettivi, insomma, non voglio usare Cioè, io aggettivi, non non riesco a. voglio usare niente, no? Però non riesco a capire persone che possono comportarsi in un determinato modo, cioè Sì, non ma so. rispetto a cosa? È questo che mi. Rispetto al dossier che hanno Ah, scritto. allora, siamo pari a quel Ma discorso. no, ma io voglio sapere, ma No, non è solo quello, cioè tutti si nascondono, no? Tutti si nascondono sotto qualcosa. Allora, Allora, io vorrei sapere, l'uomo perché è così? Ma l'uomo non è così, l'uomo diventa così per effetto della sottomissione. Allora sono sottomessi tutti Ma quanti? fin da bambino viene battezzato e viene sottomesso, dopodiché c'è chi si libera in parte e chi ci si libera di più. Però la sottomissione è l'effetto della cultura cristiana, cioè il cristianesimo è sottomissione al Dio, cioè è sottomissione Ma alla sua. io essendo cristiana non mi sento sottomessa perché Dio è dentro di me, no? Ma vedi, Quindi mi sento guarda che, sottomessa, lo prego, guarda, ma ginocchio. guarda che già con questa affermazione tu saresti finita sui roghi, eh? Prego? Cioè, già con questa affermazione saresti finita sui roghi. Cioè, tu affermando che Dio è dentro di te, tu saresti già stata bruciata, cioè la tua è un'eresia. Per Per cui, chi? Per chi? Per i per il cristiani? cristianesimo, per la dottrina cristiana. Ma allora io ho un mio Dio, allora non sono neanche Ma cristiana? infatti, cioè, il cristianesimo è quello che è scritto, no? È quello che è dogma della Chiesa, del cattolicesimo. Chiesa è un Dopodiché. momento, il cattolicesimo è una politica, lasciamo Eh perdere, no, no? è una. Il È un. cristianesimo è un'altra No, cosa, no, eh? no. Lasciamo No, perdere. non è che siano due cose diverse, sono la stessa cosa, dopodiché esistono delle variabili interne. Ma comunque quello che tu stai facendo, quello che stai dicendo, è un'eresia. E ti dirò di più anche, gran parte della stregoneria, no, si è costruita proprio dicendo che io ho un Dio dentro. Cioè, addirittura nel paganesimo diciamo noi siamo dei, cioè ogni essere vivente è un Dio, capisci? Però
però quello che stai... che io dico, ogni ecco. essere vivente è Dio, perché Dio no, che... non è Dio, è un Dio. È un Dio, esatto. Questo, ma questo io mi trovo con voi, ma... pur essendo io mi considero cristiana. Non so, e mi trovo anche con voi. No, ti dico una cosa, con voi ti trovi perché il nostro parlare, il nostro essere fa parte della vita umana, per questo ti trovi con noi. Quello che non ti trovi con noi è quando esistono gli effetti del condizionamento educazionale, quando ti hanno insegnato a credere una cosa. Quando ti hanno insegnato a credere una cosa. Non ho insegnato niente. No, perché fin da piccola certe cose io vengo fuori da una famiglia molto chiusa e certe cose non le ho mai... Guarda che non si insegna con la ragione, si insegna con tante... Quando si comincia a pensare e a parlare si è già imparato. Io so che... A 6 mesi tu stavi già imparando. Sì, ma a 6 mesi anche quando sei nel pancione della mamma. Sì, in effetti è vero anche questo. Sì. Sì, ma non volevo essere così esagerato. No, è la verità. No, è vero questo. Va bene. Niente, ma io volevo una risposta su un imbecille. Sì, perché non è possibile una cosa del genere. Cioè, sì, ma io non voglio. Tu non riuscirai mai a. Ma io non voglio. In un determinato modo, io sarò, non lo so. Io inizio la trasmissione. Io le cose le affronto e punto e basta. Io inizio la trasmissione, ho già detto cosa ne pensavo. Non ho sentito. Ho già fatto una premessa di almeno 5 minuti. Sì, io non ho sentito. Purtroppo. Va bene, dai. Dai, ripetila allora. L'ho registrata, va bene, dai. Bene. Ciao. La nostra amica qua ci chiede di ripetere quello che abbiamo premesso, ma non possiamo ripetere le premesse. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? È pronto, ma non so che trasmissione. Che trasmissione? Magia straordinaria paganesima, signora. Ah, del paganesimo? Beh, io vorrei dire alla signora che ha parlato. No, lasciamo perdere polemiche per piacere. No, voglio polemizzare. Signora, davvero con me, davvero, scusa. Abbiamo già detto che questa non è una trasmissione per far polemiche su altre cose, altre trasmissioni, questa non è una trasmissione per chiacchierare, questa è una trasmissione religiosa. È una trasmissione religiosa di magia, stregoneria, paganesimo e intendiamo portare avanti la nostra trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo senza interferire con le altre trasmissioni. Pronto? No, sono Maria. Dimmi. Io che sono cristiana... State facendo questa trasmissione del sì, bella. Io che sono cristiana, perché devo venire a domandare a voi delle spiegazioni? Devo domandarle a voi. Andrò dal mio parroco, dal mio vescovo, benissimo. Dai miei libri, dalla mia teologia. Perfetto. Ecco, esattamente, quello è quello che mi hanno insegnato e in quello voglio restare. Perché quella signora viene a domandare a voi? Ma che si vergogni? No, vabbè. Bene. Noi abbiamo sentito un'altra signora molto gentile, no? Purtroppo queste cose succedono normalmente. L'abitudine di mettere in ginocchio le persone, l'abitudine di essere in ginocchio è una costante. Noi li abbiamo sempre conosciuti fin da quando davano fuoco ai roghi. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi sono un poco di tempo che ti ascolto. Niente, mi è sempre incuriosito la figura del Cagliostro. Sì? Sento qualcosa, puoi tu dire qualcosa? Poca roba, io ascolto parate. Sì, d'accordo, ciao. Cagliostro è una figura un po' strana. Lui sparì per un certo punto e dopo riapparve facendo tutta una serie di magie. Scusate un attimo, per 2 secondi dai, non prendo telefonate, dopo le riprendo subito. Praticamente a un certo punto si era messo a aiutare la gente, a guarire la gente e fece delle cose stranissime, fra le quali costruì anche la massoneria egizia. Siccome lui preannunciò alla regina Antonietta prima della rivoluzione francese che gli avrebbero tagliato la testa, e questo non fece altro che far rientrare dalla Francia un giornalista che aveva mandato in esilio perché non gli stava bene, e gli fece una campagna di denigrazione contro. Cagliostro praticamente non ha fatto altro che fare ciò che hanno fatto tanti altri apprendisti stregoni, quello di sviluppare il Dio che aveva dentro, soltanto che anziché usarlo per costruire la libertà umana, l'ha usato per soddisfare quelli che erano i bisogni umani. L'effetto è stato quello di esaurire il suo potere, però fu grande per i suoi tempi, indubbiamente.
In ogni caso, quello che so io di Cagliostro a livello minimale è molto poco. So soltanto che comunque non è riuscito a costruire la stregoneria, anche se ha dato vita alla massoneria egizia, che è una variabile della massoneria, proprio perché usò il suo potere per fare del bene, cioè questo fare del bene lo ha praticamente distrutto. Questo è che voglio dire di Cagliostro, poi altre cose non è che ce ne siano. Bene, visto che il signore che voleva telefonare ha lasciato giù il telefono, andiamo avanti ancora. Quello che noi diciamo, anche la signora che ci ha telefonato poc'anzi dicendo ma perché vai a chiedere robe a loro, è chiaro che non deve chiedere cose a noi. Esistono due modi per interpretare la dottrina. Pronto? Ciao, sono Simonetta. Ciao. Senti, io volevo solo farti un appunto tecnico. Quando parli al telefono, rispondi, distorce in maniera proprio fastidiosa, esatto, quando rispondi al telefono, non so se il cursore va su troppo, cioè si fa fatica a capire quello che rispondi, hai capito? Ho capito. Va bene? Grazie. Prova a trovare un sistema perché è noioso. Grazie. Ok? Ciao. Grazie, allora. Ciao. No. Buongiorno, sono Giovannina. Ciao. Ho chiamato un'altra volta. Parlo sempre per me, per le mie esperienze mie, sì. Basta. Mi dico solo che qui che si dice cristiani, che si batte stomaco proprio col pugno, che si è proprio cristiani, non so, si sa veramente cosa chi dice per me. Perché, amico, ho 62 anni, non avevo mai creduto a quello che non vedo. Sì. Mai, non avevo mai fatto del male a nessuno. Gotti ho sudo famiglia da quando sono sto mondo. Sì. Sacrificando, non andando mai a rubare, non tirare bombe a nessuna parte, per l'egoismo, per niente. Non...